Il dottor Cartabellotta ha recentemente dichiarato che l'ultima ondata della pandemia è stata ridotta ad ondina grazie ai vaccini. Che autunno-inverno ci aspetta? Ma l'autunno-inverno sostanzialmente non dovrebbe essere certamente come quello dell'anno scorso con la seconda ondata, perché grazie alla cintura di sicurezza dei vaccini, soprattutto nelle fasce d'età più anziane, abbiamo ridotto la circolazione del virus in maniera importante e anche l'impatto sugli ospedali. Rimangono alcune incognite legate ai circa 3 milioni di ultracinquantenni che non si sono ancora vaccinati, alla progressiva ma lenta riduzione della copertura vaccinale per la quale occorrerà la terza dose e ovviamente all'imprevedibilità di nuove varianti che non possiamo assolutamente, diciamo, in qualche maniera prevedere. Ecco, ha parlato appunto di terza dose, dovremo farla tutti? Ma in questo momento la terza dose è autorizzata dall'AIFA come dose integrante al ciclo vaccinale per le persone immunodepresse. Adesso è stata estesa anche ad altre categorie, gli ultraottantenni, le persone, il personale e gli ospiti delle residenze per anziani e anche gli operatori sanitari, in particolare se hanno più di 60 anni, se hanno patologie croniche concomitanti o se lavorano in ambienti particolarmente a rischio. Proprio ieri l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha dato l'autorizzazione di fatto a somministrare Pfizer a tutti gli ultra diciottenni, ma lasciando le politiche nella scelta delle fasce d'età o delle categorie ai singoli stati. È evidente che dopo i 6 mesi la copertura comincia a calare e che in relazione alla fascia d'età e al rischio individuale ciascun paese deciderà quale fascia vaccinare. Tutti in questo momento probabilmente è presto per poterlo affermare. Okay. E il Green Pass, l'obbligo di Green Pass dal 15 ottobre ha funzionato o ci si aspettava di più? Ma le tre estensioni, quella del 6 ottobre e poi le altre due di settembre, hanno determinato, diciamo, un'impennata rilevante sul numero dei tamponi antigenici. L'impatto sui nuovi vaccinati è stato modesto. Adesso vedremo cosa succederà dopo il 15 ottobre, che è la data in cui di fatto entra in vigore per tutti i lavoratori pubblici e privati.